Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo per raccontare le vostre storie, ecco, le storie che inviate a questo indirizzo di posta elettronica, come Padre Pio è entrato nella vostra vita, come ha segnato il vostro cammino di fede. Maria è una donna 73enne che porta con sé una storia di vita intrisa di fede, dolore e conversione. Fin da bambina soffre di misteriosi, debilitanti mal di testa, accompagnati da nausea violenta. Questi episodi, che segnano i suoi primi 50 anni di vita, ci racconta, la conducono a pensare che qualcosa di oscuro possa averla colpita. Nonostante le avversità, mantiene una salute sorprendentemente forte, una fede incrollabile. Sono sana, nonostante tutto, afferma. Eppure non è mai sola in questo viaggio. La sua fede in Dio, iniziata con la sua infanzia, in case sempre vicine ad una chiesa, la sostiene in ogni momento. A 18 anni Maria diventa catechista, inizia un rapporto personale, intimo con Dio. Parlo con Lui da sempre, racconta, e quando soffre invoca il suo nome e quello dei santi, ripetendo incessantemente preghiere, anche la sera quando si addormenta, senza mai lamentarsi. Ma le sue sofferenze non sono solo fisiche. Sposata per 32 anni con un uomo che la maltratta sia fisicamente che psicologicamente, Maria trova la forza nella preghiera. Il marito distrugge la loro famiglia, si allontana anche dal figlio che Maria non vede da 15 anni. Ho affidato mio figlio alla Madonna, dice con rassegnata speranza. Dopo la separazione inizia un percorso spirituale che la porta a sperimentare segni e miracoli straordinari. Durante una messa in un gruppo, in un movimento, nel rinnovamento dello spirito, percepisce un intenso profumo di gelsomino, racconta, un segno di devozione a Dio. La sua fede viene rafforzata con benedizioni, racconta, di un sacerdote esorcista. Nonostante tutto, Maria non si arrende. Gesù è sempre stato al mio fianco, afferma, e Padre Pio è il suo faro spirituale che continua a manifestarsi nella mia vita con segni tangibili. 29 maggio 2019, dopo un brutto incidente domestico che le provoca un terribile colpo alla testa, Maria prega disperatamente: Piuccio, chiedi a Gesù di farmi morire. In risposta, una locuzione della voce di Padre Pio le risponde: figlia mia, prega. Da quel momento il dolore inizia a scemare, confermando ancora una volta la presenza di Padre Pio accanto a lei, anche quando scopre di avere un tumore benigno al midollo spinale. Maria non perde la speranza, si affida sempre a Dio e alla protezione di Padre Pio. Nonostante il continuo timore di nuove difficoltà, la sua fede rimane incrollabile e sottolinea sempre: Padre Pio è il mio faro.